non si capisce mai bene come mai è possibile cambiare così tanto l'interpretazione della canzone rispetto all'intenzione dell'autore. Io ad esempio ho un episodio relativo a De Gregori, io lo stimo tantissimo, e un giorno ci siamo incontrati, parlavamo di musica, parlavamo delle sue canzoni, gli ho detto: guarda, fra le canzoni che tu, una di quelle che piace di più è Atlantide, ma mi piace tantissimo forse soprattutto perché non sono capito un cazzo di quello che dice, però mi piace proprio per questo. E lui mi fa: ma davvero non hai capito cosa dice? Ho detto: no, guarda, veramente non ho capito, ma stavo per dirgli, ma non dirlo. E lui mi ha detto: ma guarda, papà che non vuole finire, non l'avrei mai sentito, perché da loro la canzone mi piace un po' meno, preferivo non sapere come andava a finire. Adesso però invece voglio darvi delle dritte molto precise rispetto alla prossima canzone, che è sulla quale ho un pochettino giocato, e vi invito a fare questo gioco. La canzone, che forse qualcuno di voi conoscerà, si chiama Si viene e si va. Prendere tre strade, cioè raccontare l'anda e rianda del fare questo mestiere, cioè del successo, il venire e l'andare rispetto al discorso del vivere in generale, e il venire e l'andare rispetto al discorso del sesso nel senso più specifico. Quando volete a prendere una di queste strade, e dire: ah, ho capito, perché